Ehi, hey, Pokéfanatici, bentornati a Pokémon Rumble World! In questa parte continuiamo con le mongolfiere di quarta generazione, andando con quella Perla, che è quella di Palkia. E la pagheremo ben 50 Pokédiamanti, stanno finendo. Credevo di essere immortale con 500 Pokédiamanti, e invece non lo sono affatto. E ci sono anche mongolfiere che costano 100, 200, quindi dovrò comprarne altri. Inoltre, abbiamo Pokémon parecchio interessanti, quindi il colpo sicuro ci sta. Albero bucanevole, stavo per dire bucanuvole fondo, 2 stelline per Togekiss. Stavo dicendo, molti di voi mi hanno chiesto nelle parti scorse, e probabilmente saranno nuovi iscritti al canale, come faccio ad avere tutti questi Pokédiamanti. Saranno sicuramente nuovi iscritti al canale perché ho fatto vedere in un video, non ho fatto vedere proprio quando li compravo, ma ho detto in un video che li ho comprati in una parte di Rumble World, quindi sicuramente saranno arrivati nelle ultime parti. Comunque vi ho appena risposto, li ho comprati grazie a una cosa magica che si chiama denaro, grazie a un'altra cosa magica che si chiama Nintendo eShop, grazie a un'altra cosa magica che si chiama nome del negozio in cui ho comprato la carta da 15 euro, che non ho ancora usato tutta perché devo comprarne altri 500 di Pokédiamanti. Ora, il negozio non ve lo dico qual è perché non si dice, però potete trovarlo in qualsiasi negozio di videogiochi e anche di elettronica in generale. Io l'ho preso in un negozio di elettronica in generale, così togliamo subito il negozio che sicuramente tutti voi stavate pensando, non è quello. Non compro in quel negozio, ma ora smettiamola di parlare dei negozi che odio. E vediamo un po' cosa c'è su quest'albero. Niente, spreco tempo per vedere cose che sicuramente non ci sono. E andiamo avanti ancora con Alakazam. Ci sono Aipom, ci sono Starly, ci sono tanti Pokémon che non mi interessano. Ma alla fine di questo dungeon troveremo un bellissimo Togekiss. Ho voluto usare il colpo sicuro proprio per fare Togekiss, che è molto bello. È praticamente uno dei miei Pokémon preferiti di quarta gen. Non andate a vedere la top 5 perché lì è cambiato tutto da quando l'ho fatta, quindi non prendete in considerazione quella. Io mi accorgo a un anno di distanza da quando ho fatto le top 5 sui Pokémon delle varie regioni che i miei gusti sono abbastanza cambiati. O meglio, non sono cambiati proprio che non ce n'è più nessuno, ma alcuni posti si sono invertiti, alcuni sono usciti, altri sono entrati. Dovrei tipo rifarle, ma non credo di rifarle. E siamo con Togekiss, possiamo smetterla di parlare degli affari nostri e cercare. Vorrei reclutarlo, magari questo, eh? Quindi ora cercherò di fare cose che essenzialmente non servono a nulla, però per scaramanzia le faccio, tipo colpirlo mai da davanti, se ci riesco, sempre di lato o da dietro. Sì, lo so che non aumenta per niente il catch rate, però vabbè, chi se ne frega, io lo faccio lo stesso. Sprechiamo tempo, tanto chi se ne frega. Intanto ci sono i Togetic che continuano a rompermi le scatole. Ok, tra l'altro a proposito di Togetic e Togekiss, una cosa che mi ha sempre dato fastidio dall'inizio dei tempi, quelli che dicono Togepi, Togetic e Togekiss con la G e non con la G, e dicono Togepi, Togetic e Togekiss. Il fastidio proprio, il fastidio, non si pronuncia così, diamine. Siamo con Aipom. Siamo con Aipom, comunque, seriamente. Mi stava andando KO Alakazam. Non ha retto. Cioè, sono io più che altro che sto cercando di fare questa cosa di non colpirlo mai di fronte. Avrei finito questa boss fight almeno mezz'ora fa. Però vabbè, dai. Va a finire che alla fine lo reclutiamo, su. Dai. Io devo credere in me stesso. Mi sto mettendo KO anche Aipom. Devo credere in me stesso. Posso farcela. Abbiamo preso un cura presto Togetic. Ottimo. Forza. Sta cacciando questo fumo nero. Ok, si deve essere rotto il motore. Ah, che battuta simpatica! Sto morendo di nuovo. Io non voglio usare 2 Pokédiamanti. Mi sono accorto di essere vulnerabile. Mettiamo un Starly. Voglio usare Starly. Vai, 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 muoviti! Oddio. Ok, l'ho colpito sempre da dietro o di lato. E non l'ho reclutato. Ci abbiamo messo tipo quanto? Tanti minuti, non ho letto, ero distratto.
mi stavo grattando il piede, ok? Ci abbiamo messo tanto, tanto tanto, e alla fine non abbiamo reclutato nessuno. Che bello. Intanto siamo arrivati a 101, 102, 103 specie di Pokémon catturate. Che bello. Sono molto gasato. Non vedo l'ora di finire questo let's play per fare sinceramente altro. Guardate ragazzi, c'era il Mi della mia ragazza. Ok, allora, due poche diamanti per gonfiare ancora la mongolfiera. Sì, wow, sono passati 5 minuti e abbiamo fatto un solo stage, che bello. Ok, ok. Campo ghiaccia Aurora centro con Abomasnow. Starter neanche a pagarli. Siamo con Starly, il che non è proprio una cosa molto saggia. Pokémon di tipo ghiaccio mi faranno fuori in men che non si dica. Quindi aspettate che butto via questi e poi cambio. Vi prego, non mi colpo. Ho paura che veramente basti un colpo. Via. Via. Ok, è libera la zona, è sgombra. Ok, abbiamo preso un Capchu. Rimettiamo l'Akazam, che ovviamente adesso è di nuovo bello e sano. Come un pesce, anzi no. Ma che, aspetta, che animale era? Tipo Abracadabra. Abra è tipo un... non lo so. Che animale è Abra? Tapiro? No, Tapiro è Drowsy. Boh. Non credo sia la sede giusta per dire certe cose, per pensare a certe cose. Un giorno mi andrò a informare sulla wiki. Non vi dico che lo farò dopo la parte perché sicuramente me lo scordo. Tutte le volte che dico, ah ragazzi, non so questa cosa, ma tranquilli, dopo la parte vado a controllare su internet. No. Finisco la parte, faccio l'editing, poi vado a dormire o faccio altro. Allora, sì, Seal. Sono Seal o sono Dewgong? Seal, ok. Non si capisce molto bene così. No, aspetta, Dewgong hanno... non hanno la parte marroncina sul corpo. Perfetto, i Dewgong sono tutti omogenei. Perché oggi stiamo parlando di anatomia e specie dei Pokémon, così a caso. Forza, 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 perfetto. 555, oggi non riesco neanche a parlare. Che bello, si vede che sto registrando dopo essermi svegliato. E non è mattina, attenzione. È sera, sì, ho dormito di pomeriggio. La cosa più distruttiva che si possa fare è dormire di pomeriggio. Non fate come me, non cadete nel tranello. Se dopo pranzo avete sonno... la sensazione di morire di sonno è molto meglio di quella che si ha quando vi svegliate, poi, fidatevi. Non riesco a connettere un discorso serio oggi. Allora, Abomasnow già mi ha fatto mezza vita, ci crediamo? E vado lento, ovviamente. Dai! Ah! Devo fare il cambio. Ok, qui sono abbastanza lontano. Acqua di sale... lo scheggio... tu hai colpo basso con la B. Vai! Ok, veloce! 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 Ok, super efficace. Giusto, perché di tipo ghiaccio non mi entra in testa il fatto che il tipo lotta è super efficace sul tipo ghiaccio. Scappa! Mio Dio! Mi ha congelato, ero rimasto fermo, ora sono lento e faccio le goccioline e ho 5, 7 Pokémon che mi inseguono, più un Pokémon enorme, che bello. Dai, ok, ce l'abbiamo fatta, dai che lo reclutiamo, no! E sono già due parti che non reclutiamo nessuno. Oggi ci siamo dilungati più che altro, almeno con il primo dungeon, per la mia tattica scaramantica di prendere Togekiss, che non è servita a nulla, e ci ha fatto solamente prendere dei minuti in più. Fatto per cui la parte di oggi, a parte che siamo al grado 18, si conclude qui. Abbiamo fatto solo due dungeon oggi, ma va bene lo stesso, alla fine il tempo è quello. E nulla, io vi do appuntamento alla prossima parte, ricordatevi di lasciare un mi piace e di iscrivervi se non siete ancora iscritti, e bye bye!